Nell'ambito di questo incontro Credevo fosse amore siamo con la dottoressa Montanaro e vogliamo approfondire gli aspetti, le conseguenze di queste violenze che vengono a perpetrarsi sulle donne nei confronti delle donne stesse, soprattutto quando sono minori, e ancor più grave o grave tanto quanto le conseguenze per i più piccoli, per i minori appunto, che vivono questa situazione infernale. Sì, purtroppo noi quotidianamente trattiamo e assistiamo a casi di violenza assistita, noi definiamo tale la violenza che si perpetra all'interno delle mura domestiche e che spesso viene commessa in danno dei minori o in danno dell'altro coniuge alla presenza costante dei minori. È evidente che queste situazioni di violenza, soprattutto vissute in tenera età, creano comunque e determinano dei traumi difficili poi da superare, che noi cerchiamo in qualche modo di far emergere e di in qualche modo attenuare attraverso quelle che sono le misure che vengono chieste a tutela dei minori attraverso il Tribunale per i minorenni. Ugualmente per quanto riguarda le vittime minorenni di violenza, e purtroppo ce ne sono, che vengono seguite da un punto di vista psicologico e per il trauma che vivono e che hanno vissuto per l'evento reato e per il trauma che è determinato poi dal processo penale, in cui anche se come vittima chiaramente devono partecipare ed eventualmente rivivere delle situazioni sicuramente non piacevoli.